Gianna, bentrovato. Grazie, buongiorno. Buongiorno, Buongiorno buongiorno. Gian. In realtà con te abbiamo scoperto proprio quelli che sono stati i punti essenziali della riunione di Powell, che adesso ripercorriamo, ma prima ti chiedo subito cosa ne pensi del dato del PIL americano. E ieri ci siamo proprio salutati dicendo, domani quando ci risveglieremo, questo per quanto riguarda l'Italia ovviamente, scopriremo anche che cosa succederà su quel fronte. Cosa ne pensi? Ma io non sono affatto sorpreso, nel senso che uno, quello che io vedo importante in questo caso è il fatto che il consumatore americano non è che sia sveglio, ma che sta ruggendo. Qui abbiamo visto più 11% di spese dei consumatori, il consumatore negli Stati Uniti è il 70-80% dell'economia. Ci fu una riduzione anche dovuta al fatto che molti, diciamo, enti municipali, locali, governativi hanno ridotto la spesa. Dunque questo chiaramente ha avuto un suo impatto. Ma anche molte imprese hanno dovuto chiudere per mancanza di input. Dunque io vedo l'economia americana a questo punto sotto una restrizione, tutta una specie di presa, di morsa, che la morsa non è effettivamente la domanda, ma semplicemente il fatto che molte imprese non riescono a rifornirsi di questi input, dunque è un problema molto positivo. A un certo punto questa situazione si sbloccherà. Quello che noi stiamo vedendo oggi è anche il fatto che il mercato lavora su base binaria in quanto la Federal Reserve. La Federal Reserve non ha aumentato i tassi, dunque ok, ossia dunque niente aumento tassi, niente colpo, non ha segnato sul corner come banche centrali fanno usualmente, e dunque possiamo andare avanti. Il mercato sta ragionando in termini molto 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 brevi a questo punto. Il mercato dice aumentato i tassi? No, ok, allora andiamo avanti. Poi sta guardando anche chiaramente gli utili e noi siamo dell'opinione chiaramente che la politica monetaria è un supporto necessario a questo punto, ma non è sufficiente. Dunque è per questo che stiamo vedendo sì dei rialzi, ma che non siano, sono vertiginosi. Ossia a questo punto il mercato sta cercando ulteriori conferme dalle imprese perché dice ok, avete superato la fase del primo scoglio, che era liquidità e solvibilità, non siete fallite come imprese, benissimo, adesso faccio vedere che avete veramente i soldi e dovete anche eccedere già, diciamo, le prospettive molto generose e molto, diciamo così, proprio demanding, direi proprio molto 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 esigenti da parte del mercato. Alcune le Certo, stanno facendo, è lì il ma discorso. ecco, tu hai parlato giustamente e sono d'accordo con te anch'io in realtà, perché poi sappiamo bene che la banca centrale non è che può avere il ruolo di predominio in assoluto, no? È l'economia reale da una parte. E il ruolo della politica dove lo posizioni? Cioè che ruolo deve avere in questa fase la politica? Quindi con tutto ciò che l'amministrazione Biden sta facendo, adesso si sta parlando di questo maxi piano infrastrutturale, insomma, che come lo posizioni? Cioè, diciamo, se dovessimo muovere le pedine, la politica. Eccellente domanda. No, io effettivamente molto semplicemente ci sono due iniziative. C'è la prima, quella che vanno a fare con i repubblicani, è quella dei 500 più miliardi di dollari per l'infrastruttura, che è, diciamo, una politica abbastanza classica, fiscale, spenderemo, faremo strade, ponti. E poi c'è tutto un altro discorso che mi ha portato avanti dai democratici, che è un programma tipo quello degli anni 60, Lyndon Johnson, Great Society, qui completamente riformuleremo che è tutta la società americana, l'economia americana, e lì un discorso. Un buon più ostico che verrà probabilmente, se poi verrà varato, sarà varato esclusivamente con il voto, secondo me, dei democratici. Come posiziono la politica? Io a questo punto chiaramente penso che la politica possa fare molto di più nel brevissimo termine. Ricordiamoci che queste manovre da parte della politica Biden sono manovre focalizzate sul lungo termine, sull'effetto moltiplicatore. Questi sono effetti che ci vogliono degli anni per vederli, infrastruttura ed altre spese. Noi abbiamo superato la prima fase che era i soldi in mano. I soldi in mano hanno dato una grossa spinta, hanno portato alla creazione di questo famoso excess cash che ancora così circola nell'economia americana e che secondo noi costituirà un utile cuscinetto anche per le spese future. Dunque, a questo punto, cosa può fare secondo me Biden? Uno, può riconfermare Powell, questo è molto importante. Ah, sì, Effettivamente, il certo. mercato ha fiducia in Powell, questo è Certo. molto, molto importante. Dal punto di vista proprio dei soldi, sì, può varare altri piani fiscali, ma ricordiamoci che qui abbiamo tetto debito, abbiamo anche una spesa molto forte e abbiamo anche molti democratici che sono ostici a questo tipo di proposta. Ecco, ma mi verrebbe, dopo c'è Valentina che vuole farti una domanda, giustamente ho detto è Prego. vero, bisogna, Biden deve riconfermare Powell, ricordiamo che peraltro con un sorriso stavo pensando che l'aveva nominato Trump, tra i due però poi Sì. non c'erano ottimi rapporti, soprattutto nella fase No. finale. No, quindi No, dicevo, non quindi la riconferma ci mancherebbe, è importante, però bisognerà vedere effettivamente poi come andranno, no, di pari passo le decisioni di uno e le decisioni sì. dell'altro. Ma io credo che il problema sarà proprio questo, effettivamente. Sarà uno,
Paolo fu nominato da Trump. Trump poi ha mandato tutta una serie di insulti, praticamente, a questo poveretto, dicendo che faceva un pessimo lavoro e tutto il resto. Però Paolo, diciamo, è rimasto lì. Allora, appunto, Paolo si è fatto quasi una fama di anti-Trump in quanto vittima di Trump, non perché non fu nominato da Trump. Io, effettivamente, quello che stiamo dando negli Stati Uniti, è il vero problema è questo, è la separazione dei poteri. La separazione dei poteri, che poi, diciamo, è la base di questo paese, ossia la base costituzionale di questo paese, c'è sempre questa separazione dei poteri tra banca centrale e governo. Sì. A questo punto, ossia, la gente si chiede, ma quanto spago darà un Biden, diciamo, a un Powell che magari fa un attimo da bastian contrario, sì o no? Secondo me questa alleanza quasi bellica che c'è stata tra banche centrali e amministrazione a un certo punto dovrà pur finire, è tutto lì il discorso. Qui c'è stata una coalizione proprio bellica tra banca centrale e governo, hanno giocato non come avversari in tennis, ma hanno giocato in doppio. A questo punto questo gioco in doppio quanto ancora può durare io non lo so, però io trovo che Biden sicuramente dovrà ripensarci un attimo e dire sì, forse è vero che costui avrà anche delle idee sue, il che è anche giusto, ma è il minore dei mali nei confronti di qualcun altro che potrebbe essere visto come eccessivamente politico o prendere anche decisioni che potrebbero contrastare, per esempio, ossia questa paura dell'inflazione. Perché ricordiamoci, il grosso problema è proprio questo, che Biden deve varare il suo famoso piano ricostituzione, prende la costituente, ma questi costituente, nuova costituente dell'economia americana, però c'è questa opposizione che dicono guarda che c'è l'inflazione. Allora a questo punto ha quasi bisogno di un contrappeso, che è una banca centrale che faccia un po' la voce grossa e dica no no, guardate, sì, sì, poi farò certo. Io quello che è necessario. Lì ha bisogno di un amico nemico. Assolutamente, Valentina. Sì, Gian, una riflessione sugli indici, ecco, americani, in particolar modo sull'S&P 500. Ti chiedo, ecco, la performance, quanto dipende effettivamente dagli utili delle aziende e quanto invece dal mercato che resta drogato, anche dopo le parole appunto di Powell, una politica ancora accomodante comunque? Sì, allora questo è estremamente importante, è un'ottima domanda. Io penso che il mercato effettivamente sia supportato, sia sostenuto chiaramente da questa politica monetaria. Qui non siamo in un contesto normale, non è normale che il tasso di riferimento della Federal Reserve Bank sia praticamente lo zero. Queste non sono situazioni normali, dunque questa simmetria molto grossa tra economia reale e tassi di interesse. Io credo che uno, sì, politica monetaria è estremamente importante. Performance delle imprese, bisogna vedere quali. Qui c'è un grosso recupero, ricordiamoci che abbiamo visto l'estate scorsa, quando eravamo veramente lì nel fondo degli abissi, abbiamo visto molto forti, per esempio, questi gruppi tech che sono praticamente dei vitalizi dal punto di vista matematico, diciamo così, earnings, utili, sono, sì, dei vitalizi, cioè, questi faranno sempre i soldi, sono uno vitalizi e due sono a prova di bomba punto di vista rischio credito e sono assimilabili o equiparabili al buono del tesoro americano. Dunque questa era, diciamo così, l'antifa. Poi abbiamo visto chiaramente la salita in potenza proprio di questi gruppi ciclici che approfittano, diciamo, della ripresa economica. Allora io dico, uno, politica monetaria molto importante, il del 30-40%, perché se veramente volessero aumentare i tassi in maniera non prevista, qui ci potrebbero essere dei contraccolpi sugli indici, perché appunto scendono i titoli tech che sono dei vitalizi e dunque grossa sensibilità ai tassi di interesse. Bisogna capire la distinzione tra borsa e indici, sono due cose diverse. Due, secondo me effettivamente c'è la performance che sta migliorando e vediamo due cose, un'economia che cresce, nonostante quello possano dire gli scettici, che spinge da un lato, poi c'è un'altra spinta che è l'adattabilità delle imprese, che hanno saputo adattarsi alle condizioni forse più difficili di un'altra grande pandemia, ma che ne escono estremamente efficienti e dunque costituiscono anche questo un ulteriore cuscinetto o baluardo per gli utili. Dunque io farei questo split, 30% politica monetaria, 70% performance. Ah, 30 e 70, questa 35, forse 65, sì, ma la politica monetaria è importante qui, però non è tutto, perché se poi l'economia dovesse veramente riprendersi, a quel punto non è più una questione di pagare il denaro 2% o 3%, il fatto che io c'ho una leva operativa estremamente forte, aumentano i ricavi, ho ridotto i costi e dunque cosa c'ho a questo punto? C'ho una divergenza molto forte dal rischio tra tasso di aumento, per esempio ricavi e cash flow e utili, dove i cash flow e gli utili stanno aumentando a un moltiplicatore dei ricavi sempre crescente. Certo, certo. Ma a tuo parere quali sono gli appuntamenti barra eventi, barra market mover che prossimamente, proprio nell'immediato periodo, riusciranno a far comprendere un po' di più effettivamente la direzione che poi prenderà Powell e non solo lui, insomma. Sì. Ecco, quali saranno? Sì. Ma innanzitutto ci saranno chiaramente degli interventi da parte dei rappresentanti della Federal Reserve, tutti guardano a Jackson Hole, però adesso la Federal Reserve, ossia
la conferenza l'abbiamo avuta, l'abbiamo sentita. Allora, sicuramente tra adesso, diciamo, e anche prossima data sarà questo rilascio, questa pubblicazione degli appunti, ci saranno anche i interventi, ci faranno capire un po' come butta, come dicono a Roma. Poi ci saranno le notes, le minutes, gli appunti. Questi sono importantissimi, perché abbiamo visto uno schema ripetersi qui. Lui, grande conciliatore, lui colui che, diciamo, cerca di arrivare a una certa media, a bilanciare i falchi, i centristi, le colombe, e dunque lui a presentare questa specie di collage. Però quello che poi vediamo è quando andiamo a dare i punti della riunione, vediamo che ci sono ancora delle grosse divergenze e divergenze che stanno aumentando. Il fatto che ci possa essere un'unanimità nella decisione non può escludere una discussione. Qui c'è stata una discussione molto forte. Lui ha utilizzato due parole, che adesso ripeterò in inglese, poi in italiano, deep dive, ossia ha fatto un tuffo in profondità. Per quel che riguarda questa proposta, questa possibilità di tapering, questi non stanno scherzando, questo non è il club delle giovani marmotte, questa è una cosa estremamente seria qui, e quando lui lo dice sa che tutto il mondo lo ascolta. Dunque, uno, interventi da parte della Federal Reserve, queste autorità, cioè questi funzionari di alto grado, due, direi, gli appunti, e tre, andremo a vedere Jackson Hole. Secondo me a Jackson Hole darà delle indicazioni un po' più precise. Io mi aspetto loro facciano qualcosa probabilmente entro la fine dell'anno, e non mi preoccupo ulteriormente la questione degli MBS o dei treasuries, francamente. Il discorso vero saranno i treasuries, perché i treasuries, ossia, sono veramente il metro parametro mondiale, ossia per il pezzo del costo del denaro. Il decennale americano è veramente, diciamo, il faro di Alessandria. E tu hai usato la parola unanimità, Gian, ma è abbastanza improbabile, perlomeno in questa fase, che si riesca ad arrivare in tempi rapidi a un'unanimità e a una visione univoca. Ma ti dico anche perché, però, magari appunto non sei d'accordo. Sì, sì, sì. Non a caso si parla proprio di timore che possa non implodere, adesso passami il termine, ma comunque che ci possa essere una guerra aspra all'interno del board della Fed, sì, proprio sì. Per questo, perché la divisione tra falchi e colombe, sì, potrebbe farsi sempre più netta. Ma io credo di sì, proprio quello che stiamo dicendo, effettivamente noi crediamo che questo dissenso si andrà facendo sempre più vocale, nel senso che prima erano quattro chiacchiere, così, diciamo, intorno al cappuccino, prima della riunione, non so, poi hanno cominciato a parlarne un po', però accennato, ma adesso stanno veramente discutendo. Secondo me sono i falchi che riusciranno a convincere, diciamo, i centristi, quello della questione di centro, che diranno: guardate, qui bisogna fare qualcosa. Noi abbiamo visto non solo non è questo più lo spostamento lungo l'asse, questo è proprio un fatto meccanico, un shift tectonico, questo è lo spostamento dell'asse. Noi abbiamo visto per esempio Mary Daly, che è la capa della Fed di San Francisco, che fu una grandissima colomba: non fare mai nulla, questa economia è un disastro, qui stiamo nel 29, che se dice sì, forse dobbiamo fare qualcosa, adesso vediamo quando, così via. Poi abbiamo personaggi come Bullard che stanno addirittura, sono interventisti tipo 15-18, che dicono bisogna muoversi subito, ossia cambiare, ossia andare con gli alleati, non so, con l'Entente, ossia qui siamo veramente in una situazione molto molto molto, diciamo, veloce, una situazione che sta accelerando. Quello che stiamo vedendo è che qui c'è un'accelerazione non lineare, e secondo me nel momento in cui cade un caposaldo, chiaramente dello schieramento colombe, gli altri seguiranno. Perché abbiamo ridefinito i termini: prima colombe erano quelle persone che dicevano nessun intervento, oggi dicono un po' più tardi, ossia tutto l'asse si è spostato, e secondo me si arriverà prima o poi a una decisione. Forse le colombe diranno: ma sentite, tagliamo un po' di meno, voi dovete tagliare di più, ma io ridurrei non di 20 miliardi forse di 10, però sarà una questione di tattica e non strategia. Abbiamo superato la strategia, che è quella che bisogna ridurre ad un certo punto, stiamo arrivando al discorso tattico, e lui lo ha anche detto, questo tuffo profondo, e stiamo studiando il meccanismo dello sgancio proprio da questa politica. Questo chiaramente è sganciarsi, è trovare il modo, in maniera non traumatica, eccessivamente traumatica, di finirla con un esperimento che aveva un tempo, diciamo, ben determinato, una funzione ben determinata, che era tirar fuori il paese da questa morsa pandemica, okay, e poi andare avanti. Certo. Questo è molto importante. Certo, certo. Valentina. Sì, Gian, una considerazione sulle tempistiche del tapering, perché naturalmente ieri Powell, insomma, non ha accennato, tra l'altro non ha neanche pronunciato questa parola, però insomma sappiamo che le analisi e gli analisti parlano di un passaggio progressivo, settembre, dicembre, poi 2022, però il dato del PIL, appunto, che è uscito oggi, il dato dell'inflazione che uscirà ad agosto, secondo te potrebbero in qualche modo intralciare questa roadmap?
Ma io credo di no, perché credo che effettivamente sia il signor Powell, effettivamente lui dica, guardate, qui l'economia americana sta crescendo, lui lo disse anche ieri, abbiamo ancora una ripresa, qui non siamo in una situazione di collasso economico, questa è una situazione del marzo 2020, dunque io non credo, io credo il dato dell'inflazione, chiaramente bisogna vederlo, bisogna capire esattamente come lui lo interpreta, secondo me lui continuerà a dire che è un fenomeno transitorio, però che ci sono anche magari delle eccezioni e abbiamo visto quali. No, secondo me quest'uomo non sta per aumentare i tassi domattina, loro hanno una strategia a lungo termine, questo non è un diciamo, fuoribordo Zodiac della mia gioventù a Roma, questo è un transatlantico, questo è il Queen Elizabeth, e hanno già cominciato la manovra per girare, non sarà istantanea, però stanno preparando, hanno dato già la segnale alla sala macchine, guardate, preparatevi a essere preparati, l'hanno detto pure, deep dive, tutto profondo, pianificazione, meccanismo, secondo me loro si muoveranno verso la fine dell'anno, novembre, sapremo qualcosa di più. Se poi ci deve essere veramente un crollo, ben oltre i livelli di quelli, non una delusione, ma un crollo, cosa molto diversa, si potrebbe ripensare, ci dovrebbe essere il rischio coda di un'esplosione del virus che non riusciamo a contenere. Anche lì ci potrebbero essere eccezioni, ma questi non sono i scenari di base. No, no, infatti a me è venuto quasi da fare un gesto scaramantico, ma insomma non sembrerebbe essere questo lo scenario, però chiaramente in questa fase stiamo valutando un po' tutte Sì, le ipotesi. giusto. Tu parli di novembre, però chiaramente, visto che sappiamo anche molto bene quanto sia importante al di là di capire la tempistica, come c'è cioè l'intensità, no, dell'intervento delle banche centrali, soprattutto quando si modifica la politica, una politica monetaria che è stata così accomodante per tanto tempo. Ricordiamo, ma lo sapete, insomma, chi ci segue lo sa meglio di me, ma insomma non è solo rimasta accomodante nel periodo del Covid, lo era già da prima, proprio No, perché si stavano ancora un po' tamponando gli effetti delle crisi precedenti che non erano ancora esauriti. Ecco, dicevo, però novembre, ma verrà annunciato piano piano, diciamo che verranno messe sempre più goccioline, no, per farlo sì. digerire ai mercati, ecco. Io credo che effettivamente questa cosa facciamo cioè, piccoli dosaggi, hanno iniziato col contagocce, però cominceranno un po' a versare anche un po' di acqua dal bicchiere, ossia ci hanno preparati psicologicamente con questo barrage Sì. che c'è stato da parte di quella della Federal Reserve, guardate, sì, forse deve fare qualcosa. Secondo me effettivamente loro, dopo Jackson Hole, cioè, ci farà capire così in modo sibillino, oracolo di Delphi ancora qualcosa, e poi chiaramente appena ricomincia, diciamo, la vera stagione lavorativa statunitense, che è l'autunno, loro avranno una visione molto migliore di un fatto molto importante di cui lui parlò ieri. Per questo io anche con Alex parlai della riapertura a settembre, che è estremamente importante per due motivi. Uno, perché vedremo se questo problema della forza lavoro che ritorna al lavoro si risolve sì o no. E Sì. due, questo potrebbe anche essere una funzione, ossia poi dunque riapertura economica estremamente vincolata, strettamente vincolata al fenomeno virus. Allora, il fenomeno virus ha due, diciamo, aspetti. Il primo è l'aspetto proprio attuale, reale, statistico. Questi sono i malati, questi sfortunatamente i morti. Il secondo aspetto, che è ancora più importante dal punto di vista dell'economia, sono le paure. Dobbiamo anche avere una casualità, una morbidità che rimane su livelli, diciamo, non eccezionali, però la gente ha paura e non va a lavorare. Dunque, questi sono i due punti essenziali. Io non credo che lui farà qualcosa di maniera definitiva prima di aver visto la riapertura a settembre, l'autunno, fenomeno scuole, fenomeno virus. Ricordiamoci, il virus a questo punto non è il fattore, ma è un influencer, come un influencer tipo social media. Prima era l'unico fattore. Adesso dice, molto importante, nel comunicato, prima diceva significantly depends, dipende in maniera significativa l'economia americana dal fenomeno del virus. Oggi dice dipende. Dunque c'è stato un Ah sì? downgrading, un declassamento. Sì, però andrà a vedere lui. Sì, questo è molto importante. Questa è una prima riga, insomma, dalla seconda riga del comunicato. Ha tolto significant, questo è molto importante. Sì. Secondo me andrà a vedere un attimo, andrà a vedere un attimo cosa succede. Ma io vedo un Powell tranquillo, un Powell che diciamoci effettivamente non fa gli sprint. Questo è un corridore, un maratoneta, quest'uomo. Quando è maratoneta prende il passo, lo continua. Sì, che poi guarda, nel salutarti, intanto sto facendo scorrere anche un po' le notizie, Prego. no? Fa quasi, vabbè, insomma, un po' anche infastidisce secondo me, ma è la mia opinione, non so poi se va anche Valentina vuole dire la sua, ma il fatto Certo. che appunto abbiamo sentito Powell che neanche l'ha nominato, no? Il virus, nel senso che poi ovviamente è uscito il discorso anche attraverso le domande dei giornalisti, però come hai detto tu ha tolto questo significativo per dire che la situazione è al momento sotto controllo, poi ci mancherebbe, attendiamo, però se leggiamo le notizie, cioè
c'è un disastro, cioè sembra quasi che stiamo riprecipitando nell'abisso del Covid. Questo fa un po' infastidisce, perché ripeto, poi dopo questo va a gravare sul sentiment, sul tema proprio anche di guardare al futuro per gli investimenti, quindi si traduce poi in un'economia che chiaramente stenta, no, a ripartire, di conseguenza tutto quello che ne consegue. Non so perché fa strano, no? Dice, ma come, ci stanno dicendo che possiamo stare tranquilli anche se cauti, eppure ci spaventano. Però da altri. Con una campagna vaccinale che è ancora in corso, magari anche quello, insomma, contano che nei prossimi mesi, con l'avanzamento della campagna vaccinale, un qualche beneficio poi ne tragga anche l'economia, credo, Sì, vabbè, dimmi Gian, assolutamente. No, io credo semplicemente questo, abbiamo visto una cosa molto interessante negli Stati Uniti, che forse ci può dare un po', consolarci un attimo, che è semplicemente questa, è che da quando sono uscite queste notizie sul Delta virus, in alcuni stati che prima non si vaccinavano, la gente adesso sta facendo a botte per farsi vaccinare. Speriamo che non sia un raptus così momentaneo, speriamo che continui, forse questa sarà una prima soluzione. E ricordiamoci anche che gli Stati Uniti sono focalizzati sugli Stati Uniti. Questa è un'economia che si riprende con la ripresa americana, Monroe Doctrine, ripresa per gli americani in America, e quello che succede all'estero francamente non importa più nulla, perché noi siamo talmente focalizzati su risolvere questa spaccatura tra nord e sud, tra repubblicani e democratici, in parte sulla questione virus, che a questo punto non conta altro. Va bene, Gian Ergas, grazie come sempre, e tanto ci sentiamo presto in modo assolutamente continuativo sulle fonti TV. Grazie per essere stato con noi anche per oggi. Grazie, è un grandissimo piacere, grazie a voi. Grazie.